Nel corso di servizi di controllo dei transiti commerciali e di persone a ridosso dei confini con l'Austria al Brennero, i finanziari di Vipiteno hanno scoperto e sequestrato oltre 93 kg di cocaina, arrestando due albanesi in ingresso in Italia. Dopo aver fatto accostare un'autovettura Ford Kuga con targa tedesca, le fiamme gialle hanno controllato minuziosamente il mezzo anche per l'atteggiamento dei viaggiatori, riscontrando alcune modifiche nel bagagliaio che potevano essere rilevate solo da esperti. Portata la macchina in una idonea struttura si è scoperto che il vano destinato alla ruota di scorta, apparentemente chiuso in modo ermetico, poteva essere aperto con un congegno elettrico. Scoperto il marchingegno nel vano e lungo tutta la scocca inferiore sotto i sedili sono stati rinvenuti 83 panetti di cocaina purissima. Il quantitativo totale è di 93,10 kg di stupefacente sequestro record nella storia dei servizi svolti in Alto Adige. I due albanesi a bordo del mezzo di 36 e 42 anni sono stati arrestati su disposizione della procura di Bolzano, che sin dall'inizio ha diretto le indagini da associati al carcere del capoluogo Alto